Ciao amore, la mamma ti ha lasciato la colazione. Non puoi capire. Guten Tag, Hermon. Ciao amici di YouTube, ben ritrovati in Morlu Total Gaming. Oggi giocheremo a Wolfenstein The New Order, ultimo capitolo della storica saga che ha dato un po' il via alla lunghissima sequenza di sparatutto in prima persona che oggi conosciamo. Saga purtroppo caduta un po' in declino, soprattutto con l'ultimo capitolo uscito nel 2009. Vedremo oggi se le cose sono effettivamente migliorate con questa nuova incarnazione. Per chi ancora se lo ricorda, queste sono le difficoltà riprese da Wolfenstein 3D, questa storica con lui col ciucciotto vestito da bebè, l'ultima che c'è lui sporco di sangue, incazzato come una bestia. Possiamo andare con quella normale e già le cose si mettono malissimo per noi. Il gioco inizia all'Uncharted proprio. Dai, oh, qui prende fuoco tutto. No, prendiamo fuoco. Abbiamo aggiustato una tubatura del carburante con del filo di ferro, MacGyver style, tagliamo le cinghie. L'ultima volta che ho fatto una cosa simile su un gioco è andata malissimo, sono finito in mezzo a un deserto, ci dovremmo risolvere. Sollevare. Sono degli aerei che fanno delle scie rosse. Belli gli effetti di luce. La versione che sto provando è quella in italiano, che è stata tradotta anche per quanto riguarda i dialoghi e il parlato. Però sto notando che in generale il volume delle voci è un po' basso. Ma stiamo scherzando. No, poraccio, muore. Prendimi. È una tragedia questo inizio. L'engine di questo gioco è l'ID Tech 5, quello che magari avete già potuto vedere in Rage. La resa grafica globale è discreta. Cosa sta accadendo? Che cos'è questo mostro? Un cazzo di cane robot? Gli americani stanno perdendo la seconda guerra mondiale contro una potenza nazista dotata di mecha come questo, che è bellissimo. L'acqua un po' meno. A coltellate proprio. Vattene. Attualmente sto scappando da quel cane che sicuramente mi inseguirà. C'è una torre. Volevo fare un commento bellissimo. Volevo dire che secondo me quello è il castello di Wolfenstein. Ma mi stanno sparando. Basta! Vai, è grossissimo! E mi stanno continuando a sparare. Un ragno gigante con uno sparafulmini al posto della testa. Io penso che sparare a una persona che sta nuotando sia la cosa più scorretta del mondo. Quando me lo fanno su Battlefield, mi incazzo come una iera. Però io lo faccio a mia volta, quindi va bene. Ah, con questo possiamo distruggere i cani di merda. Venite. Noi impersoniamo l'agente Blaskovic, che è il tipico eroe tutto d'un pezzo, col mascellone, senza macchie e senza paura. Entriamo in questa trincea improvvisata, intanto che mi stanno sparando delle cannonate. Una cosa che sto notando già da subito è che questo gioco non ha il sistema del recupero della vita, quindi potete recuperare un po' di vita, ma non tutta fino al 100%. Addirittura ci hanno rimesso anche gli elmetti come corazza. Ah, dobbiamo sparare al piede di un tizio che adesso aprirà la porta. Stronzo,
stronzo. Sono dei nazisti con un backpack elettrico, un po' tipo le corazze di Fallout. Cosa? Ho due cazzo di fucili d'assalto contemporaneamente, uno per braccio. Game of the Year, tripla collector edition. Ho la sensazione di dover distruggere questo mostro gigante. Questo cartello dice Achtung Minen. Io so che Achtung è attenzione, Minen, vabbè, c'erano delle tane grosse così per terra. Ho sentito abbaiare, ci stanno i cani? Erano cattivissimi, correvano come i dannati. Ci hanno rimesso i cani! Sono corazzati? No! No! Cane! 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 Sui tendini del ginocchio. Devo eliminare il comandante perché evidentemente è quel tipo di nemico che se no richiama i rinforzi. Ecco, una cosa che non sto apprezzando molto è la necessità di dover raccogliere manualmente le munizioni da terra. Il frame rate è stabile, almeno nella mia configurazione, che potete trovare in nota. Non so effettivamente come giri su console. Magari Todd può parlarcene visto che lui ha anche quella versione. Ma per ora non è che sto notando grandi differenze. Sto maledetto ID Tech 5. Alle volte si passa dalla resa ottima alla tragedia. Tipo totale assenza di luce o Techstar HD. Fortuna per l'ottima direzione artistica. Brutta testa di cazzo con un cannone. Stai per fare una fine di merda. Tonto! Tonto! Gli ho anche rubato il cannone. No, non vieni qua. Non ci prova. Non mi guarda, ma... No, girati. Girati. No, l'ho distrutto. Mi sta cadendo addosso. No. Ragazzi, violentissimo. Ho sparato in testa al tizio. La colonna vertebrale che gli esce dal collo. Altra volta tu. No, no, no. La gamba. La gamba. La gamba! Dobbiamo uccidere questo generale nazista. Stiamo sparando dei rampini perché dobbiamo arrampicarci lungo la parete del castello. Dobbiamo sparare ai nazisti man mano che saliamo. Ma manco se mi danno 8 milioni. Perché mi manda sempre tutto male? Sta scena mi ricorda una pubblicità che vedevo quando ero bambino di un profumo che si chiamava Egoist, che c'erano queste donne che si affacciavano da sto palazzo e facevano Egoist! Egoist! E io ci avevo paura da bambino perché dicevo queste che cazzo urlano intanto che aprono le finestre di casa. Farboten è vietato. Zutrit sarà ingresso vietato, dai. Impara il tedesco con Morlu Total Gaming. Il cibo... per i cani. Anche questo c'era nel vecchio gioco, ci hanno rimesso tutto. Comunque ci avevo ragione io, questo è il castello Wolfenstein. Ecco, potete vedere che quando si supera la soglia dei 100 punti vita, lentamente questi scendono. Quindi in realtà è un modo per non sprecare dei medkit. Dove diavolo siamo finiti? Ma sti disgraziati, guarda tu. Una schifezza. Ho come la sensazione che dentro ogni stanza ci saranno le cose terribili come questa. Muori! No! No, l'hanno ammazzato! Che... Oh, oh! Ma vai morì? Ma... Basta! Muori! Muori! È esploso! È lui! È il super nazista malvagissimo! Pelato schifoso con la faccia butterata! Ma che ridi! Penso che faremo una fine molto molto brutta. Io non scelgo chi è che devi operare, brutta testa di cazzo! Devo guardarne uno? Questo qui perché mi sembra più vecchio, dai. Mi dispiace da matti. Ma tanto te prenderò, Stiamo cercando di scappare. Il ragazzo che ho salvato mi ha passato un tubo metallico. Ci siamo salvati. Cazzo! Mi son beccato una scheggia di metallo sulla testa intanto che cadevo. Il cervello è andato? Sono su una sedia a rotelle? È una clinica nazista? No, questo è un incubo! Il tempo sta scorrendo in maniera velocissima. Si è presa cura di me per tantissimo tempo. Non ammazzare l'infermiera. Sei solo il primo. Ma sono nel 1960? Quanti anni sono passati? Granata Tesla. La provo subito. Boom! Un drone volante? Ma che tecnologia è questa? Abbiamo salvato l'infermiera che si è presa cura di noi per non so quanti anni. Ecco, per quanto riguarda poi l'aspetto della narrazione, che qui possiamo vedere in maniera un po' limitata, direi che posso passare la parola a Todd, che è andato anche più avanti di me e quindi magari vi può dire qualcosina in più.
estasiato e non me lo aspettavo. Finalmente un FPS come Dio comanda. Prima di tutto una campagna lunga e curata, dei personaggi ben stereotipati e credibili. La storia è semplice, ma è supportata da un comparto narrativo veramente sopra la media. La direzione delle cutscene è spesso di altissimo livello. Contenuti maturi e finalmente un po' di sangue. La colonna sonora azzeccatissima e ricercata. Unico Neo, una grafica spesso non all'altezza. Comunque gran gioco, erano anni che non mi appassionavo così a un FPS. E la guerra è finita, hanno vinto i nazisti e abbiamo un nazista in cantina. Prima devo mettermi il vestito adatto e prendiamo la motosega. Cosa stai facendo? Mi stai pugnalando con un cacciavite? A Berlino dobbiamo andare. Dai, vecchio, andiamo. Ah, ho trovato un fucile di precisione, ecco, questi mi piacciono. Uno, due, tre. Sti cocomeri sono troppo verdi per essere lasciati integri. Morite cocomeri, morite tutti. Guarda, guarda, scoppiano i cocomeri con le esplosioni dei droni. Guarda quanto sono fatti bene sti manifesti stile propaganda. Andiamo avanti, anche perché ci sta inseguendo un mega robot. Perché sono caduto dalla macchina? Ho finito le munizioni, quindi devo far fuori questo robot gigante a coltellate. Siamo riusciti finalmente a prendere questo treno per Berlino. Altri nazisti? Perché siete così sospettosi nei miei confronti? Questa è una vecchia che sta col ragazzino. Oh, ciao! Questa è la scena romantica finora. Inizia la storia d'amore tra loro. Ehi! Bah! Ma grande Blaskovic! Ah, non siamo più su un treno, siamo già a Berlino. Gli Zeppelin. Guarda, guarda. Ah, ok, è uno strumento da lavoro questo, non è un'arma, serve per tagliare i recinti. Che è questo? È tipo un topolino un po' storto col mento da Trollface, tipo. E poi quando la batteria si sta scaricando possiamo venire qui. Io passerò tutto il resto del gioco a tagliare queste grate e a fare simboli famosi tipo V per Vendetta, Zorro. Questo dovrebbe essere più o meno il simbolo di Batman. Ma questo è il simbolo di Quake 3 Arena. Ma che cazzo ho disegnato? Basta. Certo, l'espressione di questo tizio più che di un morto mi ricorda quella di uno strafatto a una festa, ambriaco fradicio. Io vi troverò e vi libererò. E poi vi ucciderò. Così. Questa è una missione di infiltrazione. Questo piscia e lo uccido intanto che piscia. Gli ficco la testa nel water. Bellissimo. Bellissimo. Coltellata. Ah. Questo dorme sulla brandina e muore con un altro colpo secco fantastico da sotto. Madonna. Almeno stavolta non ho premuto caps lock. Sei uno stronzo. Sei uno stronzo. Va. Liberiamo i nostri amici. Anche se ridotti in questo modo mi sembrano delle brutte copie di Dottor Destino. Questo è il ragazzo che abbiamo salvato prima. Questo è un USAS 12 nazista. Il lockpick è abbastanza intuitivo e anche abbastanza facile. Io adesso ho la cosa più bella del mondo. Due fucili a pompa semiautomatici. Vieni. Ok, per far cretino ho sprecato tutte le munizioni. Ma ne valsa la pena. Ah, guidiamo? Va, fantastico. Che finita così? C'è una statua gigante che fa il saluto nazista. Ah, ci dobbiamo buttare nel fiume? Bene, anche per oggi l'appuntamento con Morlu Total Gaming si è concluso. Wolfenstein The New Order è un titolo davvero bello, ricchissimo di citazioni. Per il resto è uno sparatutto classico, valido, consigliatissimo. Vi verrà la tentazione di riprovarlo almeno un'altra volta per vedere come va la storia nel caso in cui si scelga di salvare l'altro soldato che è imprigionato insieme a noi. Quindi anche da quel punto di vista abbiamo le spalle coperte. Vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video molto molto presto. E vi saluto nel mio modo più classico. Ciao! Morlu Total Gaming nei panni dell'agente Blaskovic. Sì, non me la devo fare. Ma saluto nazista. Ma che... Non ha capito un cazzo! Raus!
aiuti! Kinder Mercedes. Amore. Signor nazista, D'Alema mi sta inseguendo! Che cazzo sei? Arba! Ma che cazzo sei? Arba! Spocci me i dove! Via! Tanto va la gatta là! D'Alema ti manda i tuoi saluti! I tuoi! D'Alema ti manda i tuoi saluti! D'Alema ti manda i suoi saluti!